a tutti. Io stasera ho il piacere di fare quattro chiacchiere con Flavio da Piran, il nostro ospite già al Bar Capri un po' di volte, sei stato qui da noi, e compositore e trombettista prima, compositore non lo so, prima trombettista e poi compositore. Ha iniziato a studiare musica da piccolissimo, ho letto un po' di biografia, ho visto che a 12 anni ti eri già diplomato in tromba. No, sono iscritto. Iscritto? No, vabbè, io infatti avevo letto così in realtà, voglio dire, vedi la mia gaffa, però da piccolissimo comunque, a 12 anni invece ti sei iscritto al conservatorio. Sì, allora, ho iniziato a studiare la tromba da piccolino, penso 11-12 anni, sì, 13 anni mi sono iscritto al conservatorio e vabbè, adesso non ricordo perché ho 44 anni, quindi tornare indietro è abbastanza difficile, però sì, ho frequentato il conservatorio classico e mi sono diplomato nel 94 più o meno, poi ho fatto degli studi jazz un po' ovunque, un po' lezione da vari musicisti, ho fatto dei corsi di perfezionamento così, e poi niente, si cerca di andare avanti, di migliorare, di continuare a suonare questo. La domanda che mi viene sempre, no, quella più spontanea che faccio sempre a tutti, è come mai hai scelto, no, questo tipo di strumento, no? Hai iniziato sicuramente un percorso e ti sei appassionato poi quasi subito alla tromba. Vabbè, ho scelto la tromba perché ero piccolo e mi trovo in un campeggio e giocando con dei bambini, era sera e c'era un gruppo che si esibiva nel campeggio e c'era un trombettista che suonava tutto piegato. Io mi ricordo che correndo mi fermai, guardai questo trombettista per qualche istante e poi tornai a giocare. Poi alle scuole medie mi venne chiesto, sai, se volevo suonare uno strumento, così ho scelto la tromba d'istinto. Penso che si riferisse a quell'episodio da piccolino, credo questo. Poi hai scelto, no? Hai continuato a studiare, hai appunto impegnato il tuo tempo nella musica e nel jazz. Ma mi piacerebbe sapere anche il tuo background da ragazzino, da adolescente, no? Quali sono state comunque le tue scelte musicali, le tue influenze, per poi magari arrivare in età un po' più matura a scegliere poi il jazz, e invece proprio sin da subito ti ha affascinato questo tipo di linguaggio. Sì, diciamo da piccolo ho iniziato ad appassionarmi al jazz, non trovavo degli stimoli negli altri generi musicali e quindi ero affascinato da questa musica anche se non la capivo, però la sentivo molto vicina e mi sembrava di poterla suonare, che fosse facile, anche se ancora non suonavo uno strumento. Poi dopo, quando ho cominciato, ho visto le difficoltà di questa musica e quindi va bene così. Tu, oltre a suonare la tromba, suoni il flicorno, e io da ignorante, anche perché mi sembrano quasi molto simili, no, come oggetto, e mi piacerebbe sapere le differenze, ma in modo molto, no, semplice. Vabbè, la tecnica è la stessa, quindi l'unica cosa che cambia è il becco davanti, che si chiama bocchino, purtroppo questo nome così ambiguo, che essendo più profondo, anche per il canneggio dello strumento che è più largo, conferisce un suono scuro, e quindi scuro e molto dolce, che a me piace tantissimo e si sposa, diciamo, benissimo con la musica jazz. Poi è stato suonato dai più grandi trombettisti jazz e quindi è sicuramente uno strumento di riferimento per questa musica. Sto parlando, no, di questi grandi musicisti, un nome che ti ha accompagnato sempre nel tuo percorso, quel, no, riferimento che tieni sempre davanti a te. Beh, un nome ce ne sono tanti, quindi sono tutti trombettisti della tradizione jazz, quindi Miles, Chet Baker, Freddie Hubbard, Kenny Dorham, Buddy Shaw, Clifford Brown, Booker Little, Donald Byrd, tutti. Sono tutti fantastici, non se ne può scegliere uno, diciamo, e basta.
Io te l'ha detto subito, infatti. Vito, tu sei distratto, E io voglio concludere, tu so che hai diversi progetti che spaziano comunque, no, dal bebop al, diciamo, al jazz più, come si dice, più orecchiabile. Me ne parleresti? Come ti muovi? Io, diciamo, un amore per il bebop, l'hard bop, quindi mi piace molto quel genere musicale. Beh, chiaramente amo anche molto Chet Baker, diciamo, quando è più soft e quindi è più morbido, come anche Miles. Comunque è un periodo musicale che va dagli anni 40 agli anni 60, ma anche dopo. Ci sono stati esponenti come Tom Morello che hanno dato Woody Show, che hanno proseguito, diciamo, su questo genere in un aspetto un po' più moderno. Quindi diciamo che piace un po' tutto il jazz, però comunque come improvvisazione amo molto l'hard bop. Io ti ringrazio, sei stato gentilissimo davvero, per me è veramente stato un piacere. Grazie a Flavio da Piran, io vi lascio nella splendida musica a Carmine Cataldo al pianoforte, Antonio De Luise al basso e Stefano Tadafiore alla batteria, ovviamente Flavio da Piran alla tromba. Grazie mille, buona arte e buona musica sempre, buon weekend.